Serena Rossi, ben ritrovata e ben ritrovata in Mina Settembre. Grazie, sì, mi aspetta questa nuova avventura tra pochissimo. Tra pochissimo. Senti, un'assistente sociale, una donna tradita che fa di tutto per aiutare gli altri e che da psicologa è appunto diventata assistente sociale. Quindi due riflessioni subito al volo. Se ognuno pensasse un po' di più all'altro, il mondo sarebbe migliore e nella vita si può sempre cambiare? Sì, Termina secondo me. qui questa intervista. Sono d'accordo sulle tue riflessioni. Secondo me Mina Settembre ci aiuta a ricordarci di guardare anche gli altri, di guardare anche chi è diverso da noi e di farlo soprattutto senza mai avere un giudizio nello sguardo, ma nell'avere solamente comprensione e magari, come c'ha lei, voglia di anche aiutare. Penso che sia importante perché spesso giriamo la faccia dall'altra parte perché magari ci spaventa, ci fa paura e non vogliamo affrontare anche delle cose, situazioni lontane da noi e spiacevoli. Invece penso che ci faccia bene. E poi nella vita si può sempre cambiare, ma certo che si può sempre, si deve sempre cambiare, soprattutto se si capisce che la strada che abbiamo preso, se capiamo che la strada che abbiamo preso non è quella giusta per noi, dobbiamo farlo. E Mina l'ha fatto con grande coraggio, era una psicologa, lavorava, guadagnava bene, aveva il suo studio al Pomero, invece decide di cambiare radicalmente la propria vita, di intraprendere un nuovo corso di studi, di laurearsi da capo con una fatica pazzesca e di andare nel rione sanità in un consultorio per pochissimi euro al mese, ma perché quella era la sua strada, era la sua vocazione, quindi ci vuole coraggio per cambiare, ma se lo si fa, secondo me poi si riesce a star bene con se stessi. Senti, è una serie comunque molto allegra, leggera, tratta temi importanti, ma con leggerezza, con il sorriso che in questo momento, insomma, ci vuole. E nel cast c'è anche il tuo compagno, Davide De Venuto, che fa, tra l'altro, il marito della tua amica Irene, che è Cristiane Filangieri. È una Ok. nostra carissima amica Di famiglia della proprio, vita. nella realtà. Perfetto. Ma momenti di reciproco imbarazzo? Non so, baci di qua, abbracci di là? A me è successo, lui era molto tranquillo, ma in realtà ero più io che tipo c'era una scena di gruppo in cui dovevo dare un bacio a un mio partner e l'ho fatto ovviamente da professionista, l'ho fatto però subito dopo l'ho guardato. Ed è arrivato uno stop al monitor ed è arrivata Tiziana Ristalfo, la nostra regista, con le lacrime agli occhi dicendo: ma non è che se tu baci lui poi devi chiedere permesso a Davide o devi chiedergli scusa implorandolo con lo sguardo? Ho detto: ma veramente l'ho fatto. Ridevano tutti, è stato imbarazzantissimo, mi è venuto naturale farlo. E lui ha detto: ma sei pazza, ma sei scema, non lo devi fare. Quindi è Senti, quanto c'è stata di te? Cristiana. Beh, siete amiche, quindi tutto a posto. Vabbè, ma può capitare anche con un'attrice che non è tua amica, voglio dire, eh? Senti, cosa c'è di te? Cosa non c'è di te in Mina? Perdonami, ti ho parlato sopra, c'era un po' di ritardo. Certo. Allora, non c'è di me questa situazione familiare difficile, questa madre invadente, simpaticamente cinica e molto dura. Non c'è. Io ho una famiglia molto unita, sono molto legata ai miei. Mina ha perso il papà. Io invece no, e anche da un punto di Giusto vista ricordo. sentimentale, io sono tolta, ho un compagno da tanto tempo, abbiamo un figlio, insomma, in quello non ci assomigliamo. Sicuramente in comune abbiamo l'empatia, la voglia di mettere a proprio agio gli altri e di ascoltarli, abbiamo in comune un amore folle per la nostra città che è Napoli, e abbiamo forse in comune anche il coraggio. Sì, siamo due donne abbastanza toste. Senti un sacco di. Dolci però allo stesso tempo, me lo dico da sola. Dolci, Anche, come hai detto? me lo dico da sola. Dolci! Ma te basta guardarti, Serena. Senti, un Sì. sacco di progetti anche dopo, un sacco di film, due serie, tra l'altro ci sarà Diabolik. E per quanto riguarda il doppiaggio, pensi di tornare presto in sala di registrazione? A parte, vabbè, sarai la conduttrice della canzone segreta. Ci Sì, del nuovo stavamo show del Sabato sera dimenticando. di Radio 1 da marzo. Ci sono tante cose diverse per me all'orizzonte, doppiaggio, ho un progetto, forse non lo potevo dire, vabbè, però non ti dico esattamente cos'è, però è una serie per bambini molto piccoli, molto carina, che mi sta occupando in sala di doppiaggio in questo periodo. Mi piace molto doppiare. Con Walt Disney poi si è creata una sintonia che va avanti da tanto tempo, da Frozen in poi abbiamo fatto insieme mille cose, Mary Poppins, non so, mille. Ed è stupendo, a me la sala piace, mi piace anche proprio il non dover apparire, dover usare solamente uno strumento che è la mia voce e basta. Andare lì in tuta, struccata e mettere la mia voce davanti.
Questo mi piace, mi diverte. Difficile perché è un lavoro complicato, diverso, che però sto imparando piano piano a fare. È meraviglioso e i doppiatori italiani sono bravissimi. Sono molto Bravissimi. bravi, sì. Cosa ti piacerebbe doppiare? C'è un personaggio in particolare che ti piacerebbe doppiare, a parte Anna di Frozen? Tra l'altro, tu hai doppiato un sacco di Anne. Anna di Frozen, Anna in C'era una volta, che poi era Cenerentola, e Anna Kendrick, sì, che era lei, e Into the Vero? Woods, certo. Un karma strano verso le Anne. Tante Anne. Invece un personaggio che non si chiama Anna, a cui ti piacerebbe prestare la voce? Mi piacerebbe essere, pensando sempre al mondo di Walt Disney, No, ma in essere generale. Smeralda del Gobbo di Notre Dame, che è un cartone, un film Disney, tra virgolette, minore, ma meraviglioso. Non lo so, le principesse, così, cioè, mi piace tutto, quel mondo lo sento molto vicino alla mia voce. Senti, invece, tornando a Mina a settembre, ti era già capitato di uscire dalle pagine di un libro, come in questo caso? Mi era capitato con il commissario Montalbano. Nell'episodio della Vampa d'agosto ero tra le pagine di Andrea Camilleri. Ero diversa anche lì, ero bionda e con gli occhi azzurri. E invece poi sono stata io. Alberto Sironi, il regista, mi ha fortemente voluto dopo mille provini ed è stato un punto di svolta quello importante. È sempre strano quando interpreti in carne ed ossa un personaggio che è sulle pagine di un libro. È una grande responsabilità anche perché il lettore, quando legge una storia, si fa il suo film, si fa il suo personaggio in testa, quindi c'è sempre paura di deluderlo perché poi non sarà mai quello che lui si è immaginato. E la sfida è proprio quella invece di fargli cambiare idea, di convincerlo che anche la tua visione forse può essere giusta. Ci sono di solito, no, quelle battute, era meglio il libro, era meglio il Molti film, oppure... sì, ci sono, speriamo di no. Ciao a tutti, sono Serena Rossi, volevo mandare un grandissimo bacio a tutti gli amici di Spettacolo Mania.